Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, lei che lavora proprio in Campidoglio, intanto se vuole replicare a Amore a Sud del Partito Democratico riguardo insomma, alla posizione di Virginia Raggi. Io le chiedo in effetti, secondo lei è anche un mini test elettorale per la sindaca della Capitale un anno e mezzo dopo l'elezione, un anno e mezzo dopo la scalata del Campidoglio? Comunque, come ha reagito il sindaco? Può dircelo direttamente lei Guardi, magari. io sto alla Camera intanto e mi occupo Ah, di ecco, mi questioni hanno dato economiche e di un'informazione sbagliata, numeri. mi scusi. Non si preoccupi, no, è solo per dire che la scienza esatta dei numeri di Rampelli non è molto esatta. Come sa Rampelli, che fa politica da molti più anni di me, quello che succede nelle amministrative è molto differente da quello che ha raccontato, perché nei ballottaggi poi le persone reagiscono in maniera diversa, c'è gente che non aveva votato e che si decide di votare solo al ballottaggio e viceversa. Quindi io l'unica cosa che mi preme fare è dire non si permetta a nessuno di dire una frase così rispetto a una forza politica che da sempre su Ostia ha lavorato contro la criminalità. Lo ha fatto con anche la Presidente, lottando giorno dopo giorno, anche insieme al commissario che è stato sulla città di Ostia perché era stata appunto commissariata e ci sono stati grandi problemi di criminalità, quindi non si può dire soprattutto che il Movimento 5 Stelle abbia avuto un atteggiamento come quello che vogliono raccontare alcuni partiti e alcuni giornalisti. Dopodiché sull'effetto Raggi mi faccia dire questo. Il Movimento 5 Stelle ha una grande qualità, che riesce a lavorare a tutti i livelli istituzionali, portando la stessa politica e lo stesso programma, cosa che non succede in nessun'altra forza politica. L'effetto positivo, l'effetto Raggi positivo, è perché quando le altre forze politiche, il giorno dopo il voto, in qualunque istituzione, penso alla Meloni che il giorno dopo aver vinto in Sicilia con il 5% per il suo partito, non pensava come risolvere i problemi della Sicilia, ma pensava semplicemente a come sul nazionale fare per combattere il Movimento 5 Stelle. Oppure la forza del Partito Democratico, che oggi è oggettivamente estinta, fare una legge elettorale dichiarando che l'unico obiettivo è quello di non far governare il Movimento 5 Stelle. Io credo che l'astensionismo, guardi, deriva proprio da questo, dal fatto che chi si mette nelle istituzioni non pensa a come risolvere i problemi, ma a come sconfiggere quelli che vedono come nemici. Castelli, è d'accordo sul fatto che una vittoria con questi numeri rischia di restituire un mandato debole, con il quale insomma non sarà facilissimo governare lì ad Ostia? Io penso che fino a quando i cittadini, così come abbiamo sempre fatto sui territori, riescono a colloquiare con noi, a parlare con noi e noi nelle istituzioni a essere dei portavoci, si manda avanti un mandato. Poi il Consiglio Comunale è fatto di numeri, è fatto di proposte e quindi quella che ci prendiamo è la responsabilità di chi si è proposto con un programma serio su una città che ha problemi seri. È stata votata ed è stata scelta il Movimento 5 Stelle come forza anche contro la criminalità, perché se no non avremmo preso la percentuale che abbiamo preso. Io quello che penso è che l'unico lavoro che ci rimane da fare è dimostrare quello che abbiamo detto. Castelli, mi scusi, condivide l'ottimismo di Giuliana Di Pillo? Adesso vinciamo anche nel Lazio, ha detto così. Guardi, non è una questione di ottimismo e noi non abbiamo questo rapporto con la politica, non facciamo le feste per dirci che va tutto bene. Noi abbiamo un unico obiettivo, l'ottimismo è quello di sapere di rappresentare davvero una forza che può fare quello che dice. E in questi 2 anni con la gestione commissariale di Ostia e prima, il Movimento 5 Stelle ha dimostrato, e lo sa benissimo Amore a Sud, perché anche quando c'erano giunte del suo colore politico abbiamo sempre lavorato insieme per andare contro la criminalità di una terra come quella. Io quello che posso dire è che non si tratta di essere felici o no, ma di essere sicuri di affrontare, come abbiamo fatto oggi, con una conferenza stampa già dicendo cosa vogliamo fare per il litorale. Forza nuova, come forma politica Forza nuova? nuova magari no. No, cioè Sì, ormai guardi, il non più, ma Movimento rispetto 5 al passato, Stelle. insomma. No, Forza nuova intendevo il partito Beh, che, no, insomma. io ovvio non Comunque intendevo dicevo, quello, il è ovvio Movimento. che non intendevo Scusi, ho quello. capito.
Dicevo, il Movimento 5 Stelle nasce con una grande responsabilità, quella di interpretare il malcontento, e questo è stato detto in questi anni. Devo dire che se non ci fosse stato il progetto del Movimento 5 Stelle, i cittadini avrebbero avuto, credo, reazioni di rivolta maggiori, e invece hanno trovato una forza politica che è la prima nel paese, che presenta dei programmi e parla di temi. Mi faccia dire però, rispetto a quello che mi veniva in mente sentendo gli interventi precedenti, cioè qua ci si chiede perché la gente non va a votare. Io, legandolo al tema della legalità, vorrei dire che è difficile per un cittadino capire come alcuni partiti interpretino il senso di legalità, quando in questi anni in Parlamento c'è stato un governo che ha presentato una legge svuota carceri, che ha tirato fuori addirittura dei mafiosi, e questo lo dicono i più grandi magistrati del paese, che ha fatto norme abbassando le pene. Quali e delle volte ha fatto mafiosi? Grandi danni. Ci sono moltissimi Cappelli, amministratori che portano il singolo. Chiedevamo Rassut quali mafiosi, è solo perché mi magari può non far ha sentito... finire, scusi, non ho capito, io sto facendo un intervento, poi rispondo anche al collega, ma mi faccia finire il concetto, se no, no, certo, mi viene complicato. Prego. Dicevo, ci sono forze politiche che parlano di legalità e non sono neanche capaci di pagare alla propria amministrazione l'affitto dei locali che il comune gli dà. Io questo credo che quando delle forze una politiche... Cioè già una, se non puoi essere denunciata anche te allora, c'è cioè già una denuncia Cappelli, per diffamazione alla tua sindaca fai Raggi, quello che credi, insieme a una denuncia credi. Per violazione quello di domicilio... Che voglio di... E insieme a una denuncia per abuso d'ufficio. Ho detto che ci sono delle noi forze politiche che non pagano documentato il pagamento delle nostre bollette. Siete te. Voi che vi comportate non sapendo essere democratici nel peggiore Fammi modo finire. Possibile dal ci governo sono chiudendo molti partiti le sedi delle opposizioni. Scusi, chi gestisce questa trasmissione mi permetta di chiudere. Sì, ma grazie. Non può fare i soliloqui. Grazie. Se dice delle cose sbagliate qualcuno dovrà pure fermarla e correggerla. Mi dispiace che si senta tirato in causa, ma sono molti partiti certo politici, che mi sento anche il Partito Democratico, che a Roma non pagano gli affitti dei locali, e questo l'abbiamo denunciato. Affittopoli è una realtà che Roma ha e continua ad avere, e che il Movimento 5 Stelle si è preso la responsabilità di far finire. Io credo che quando la politica rappresentata da questi partiti non rappresenta la legalità, perché addirittura ha amministratori che hanno delle condanne e hanno dei processi perché legati alla criminalità, e questo è reale, abbiamo visto che cosa è successo in questi anni, non si può chiedere al cittadino di credere in un'istituzione. Noi la nostra parte la facciamo quotidianamente sui programmi, e non permettiamo mai che ci sia la criminalità in mezzo alla politica. La criminalità organizzata delle mafie è sempre stata combattuta dal Movimento 5 Stelle.